vedo che siete già in tanti che avete aderito alla mia diretta. Siamo ben 46. Bene, facciamo un po' di musica, vi tengo compagnia col mio organetto e niente. Aspettiamo ancora qualche istante, ma sperando che qualcuno si colleghi ancora. E niente, intanto vi saluto, ciao Giuseppe, ciao Michele, ciao zia Giovanna, ciao Stefano Casti, ciao Giuseppe Marongiu da Pio Sasco, a Torino, Usini presente, ciao Cristian, caro amico di Talana. Sì, ragazzi, io... In tanti mi chiedono in questi giorni così particolari di parlare della mia storia, di quando è nata la passione per l'organetto e tante domande sui social, su Facebook e su Instagram. Ciao Gianmario. E quindi oggi vi racconterò un po' la mia storia in poche parole, senza prendervi troppo tempo, perché qualcuno vorrebbe anche ballare intanto sul mio video. E ormai, come tutti sanno, l'organetto è diventato il mio compagno di viaggio, compagno di vita, e niente, vorrei farvi sentire il primo ballo che io ho iniziato con mio nonno. È stato su Balle Bengasi, non poteva essere che quello, e ora ve lo faccio ascoltare. Thank you.
Questo era il primo ballo che io ho imparato con mio nonno all'età di 4 anni. Quindi iniziamo, vabbè, saluto tutti quelli che sono aggiunti, ora siamo 114 online. Ciao Peppino, vedo Marta Dessì, ciao, ciao Lalla, ciao Simone, ho letto anche Gianfranco Floris dalla Toscana di Desulo, e la mia amica Deborah che mi prende sempre in giro, e Gianuario che mi chiede canta, Gianua, se canto cancellano anche Facebook. Niente, come vi ho anticipato inizialmente, vi racconto un po' della mia storia. Ecco, Daniele Soru che sta cantando da casa, come gli ho detto prima, mi ha detto prima su WhatsApp. Ciao Antonio, saluto tutti i miei allievi del corso di organetto che stavo seguendo a Pirri prima di questo caos creato in Italia. E ciao Antonio Deiane, a forza che tra un po' diventi babbo, eh sì, per chi non lo sapesse, a settembre aspettiamo una bella bimba con la mia compagna. Comunque, partiamo dal principio, quando nel Natale 95, quando sotto l'albero di Natale, invece di trovare il solito pallone, comunque i soliti regali che si facevano ai bambini, mio nonno mi fece trovare il mio primo organetto. Il mio primo organetto, e potete nemmeno immaginare la gioia che ho provato in quel momento nel sapere che quell'organetto tanto sognato che vedevo solo in TV o comunque dal vivo a nonno suonare ogni notte, ogni sera, ogni mattina, sempre, e quell'organetto era diventato mio, con la scritta Paride, nonostante fosse fatto su misura era ancora grande per me. Sì, è un bellissimo ricordo che porto sempre con me nel cuore. Mio nonno, come dicevo, è stato il mio maestro, come tutti conoscono in Sardegna, nonno Bengasi. Lui ogni giorno saliva a casa 2 ore al giorno, quindi io per 2 ore al giorno, dalle 3 alle 5, o sarebbe dalle 15 alle 17, io ero impegnato, quindi i miei amichetti andavano a giocare, io invece dovevo sempre suonare, comunque imparare, cioè muovere i miei primi passi sull'organetto. Un altro ballo che nonno comunque mi insegnava, oltre al ballo di Desulo, era Subasuo Rao, e ora ve lo faccio ascoltare. Thank you.
piccolo estratto del Subasso del Rao. Vedo tanti commenti di amici, ecco Antonio Deiana che mi chiede: a Bengasi la potresti cantare? E poi c'era anche Gianmario Mugoni che vuole su Mutu e Bengasi a Comporao. Dovete sapere che per chi non avesse ancora il... Ciao Renato da Santa Maria, ciao zia Carmen da Bergamo. Dovete sapere che nonno nel mio primo CD aveva scritto una poesia cantata a Mutetto, dove praticamente in poche righe aveva raccontato la storia. E dai, oggi ve la canto, visto che in serata non ve l'ho mai cantata. Oggi acqua, birra domani. Gianmario, la mia ragazza che applaude da qui, non si fa vedere, sta applaudendo.
Contattate Gianmario e Antonio con Su Mottetto Desulesu, anche se non ho mai cantato in pubblico. Grazie a tutti per gli auguri per il lieto evento di settembre. Grazie Giuseppe. E niente, tornando a quello che stavo dicendo inizialmente, quindi qualcuno di voi si ricorda, comunque molti di voi si ricorderanno mio nonno che comunque in sartoria stava sempre sfornando pantaloni a gran carriera, e io mi sedevo a fianco alla sua macchina da cucire e ogni tanto gli rubavo i gessetti e li portavo in giro dai miei amici, e nel mentre che lui cuciva io continuavo ad imparare tutte le spicchiadas, come le chiamava lui, dei balli sardi. È un ballo che ora vi farò ascoltare, è un bel ballo campidanese. Chi vuole ballare lo può fare, tanto stiamo tutti a casa. Mettete il volume alto e ballatelo. Poi se avete qualche richiesta lo potete pure scrivere, io cercherò di accontentarvi un po' tutti. Thank you.
Grazie a tutti per i complimenti e saluti a Paolo da Stoccarda, Paolo Azzori. No, non sono diventato mancino, è che la videocamera è puntata frontalmente. Vedo una Oscar e Lalla che stanno discutendo qual era il secondo paese di Bengasi. Bengasi ne aveva tanti secondi paesi, Mattonara, Usti, Stetti, li aveva nel cuore, li ha nel cuore. Vi saluto a tutti anche virtualmente. Sì. Allora, ho visto prima una richiesta, mi hanno chiesto un ballubrinco. Va bene, ballubrinco sia. Poi se qualcuno avesse altre richieste me lo faccio sapere qua nei commenti. Cerco di leggerli tutti. Brinco fatto, ora mi hanno chiesto, ecco, una locutoresa e un ballo antico di Austi, un passedrese. Andiamo con ordine. Lucia Mereo dalla Toscana di Arizzesa Madesulesa, un abbraccio a voi. Passedrese di seguito, allora facciamo passedrese, locutoresa e facciamo locutoresa, qual era l'altro? Antico. E ballo antico di Austi. Thank you.
Ciao Toreco, mi ha chiesto una danza anche a Celestino di Desolo che me la sta chiedendo un mese, quindi facciamo prima ballo di Austis che me l'ha chiesto Lalla Secci e ora Austis e poi danza. Abbiamo detto la sa danza che me l'ha chiesta Tore Corda, mio caro amico e collega organettista da Neonili e anche Celestino Floris da Desolo. Thank you.
io se ce le stica di troppo fatta. Milena, mia cugina mi chiede su S3S, l'ho già fatto. Non posso fare sempre su S3S. Ah, Valentino Rubio, un mio allievo di Dolianova che mi chiede su Balli Ferrere. Nora, vorrei dedicare questo ballo, se me lo permettete, a un amico che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, Lindo di Tetti. E questo ballo, oltre a Valentino che me l'ha chiesto, lo vorrei dedicare a lui e spero che gli arrivi la mia musica, il mio organetto, fin lassù. Ciao Lindo. Thank you.
ballo, l'ho dedicato, come ho già detto, a Lindo. Spero che lo stia ballando insieme a noi da lassù. Ora, allora, ho letto prima che mi hanno chiesto un ballo di Dorgali, quindi facciamo un ballo in schiena. Chiedono ballo campidanese, ballo vodorese, ballo basso d'Orrau, li ho tutti fatti. Quindi dopo ho cantato anche a Mutto a San Marco Carboni. Dopo, quando pubblicherò la diretta, potrete riguardarla e ci saranno tutti questi balli. E niente, quindi ora, visto che abbiamo passato quasi un'ora, giusto? Insieme vi... Ciao Giovanna, vi saluto e vi aspetterò, magari deciderò di fare un'altra diretta, vediamo. La volete un'altra diretta? Qualche altro giorno. Va bene. Vi abbraccio tutti e
posso che augurarvi una buona serata e speriamo che finisce presto questo momento. Un bacio a tutti, a presto.